La sfida occupazionale della Valle di Scalve parte dall'edilizia pubblica fino ad arrivare alla problematica vicenda Valbona, azienda specializzata in lavorazioni di carpenteria meccanica ad alto valore, dopo le giustificate preoccupazioni a seguito dell'annuncio di chiusura, venute meno grazie alla determinazione di alcuni imprenditori locali. La possibilità di mantenere sul territorio professionalità e competenze sono confermate anche dal presidente dell'ente comunitario scalvino Franco Belingheri. Qualcosa abbiamo visto che si sta muovendo. Per quanto riguarda l'attività edilizia, anche la comunità montana e i comuni hanno in questi 2 o 3 anni messo a disposizione delle grosse risorse, per cui l'attività edilizia pubblica ha consentito di tenere la gestione dell'occupazione a un buon livello. Per quanto riguarda invece l'attività meccanica, ecco, che è un po' la parte che ha sofferto di più, devo dire che anche per la Valbona abbiamo trovato una soluzione interna degli imprenditori locali che si sono fatti carico di iniziare l'attività e già più di una decina di persone oggi lavorano, e quindi questo ha dato anche un buon segno di speranza a tutte le altre attività. La ripresa produttiva della Valle di Scalve rispecchia l'andamento nazionale, anche se un certo ottimismo in previsione del nuovo anno accompagna le istituzioni presenti sul territorio, da sempre pronte a salvaguardare i propri lavoratori. Il 2011 è un anno che noi ci auguriamo meglio del 2010. Nessuno può però dire che con certezza questo sarà. Lo vediamo anche a livello nazionale e internazionale, che la ripresa sembrava già un buon inizio, poi ultimi 2 o 3 mesi c'è ancora un rallentamento. Io credo però, ho fiducia, che le cose possono riprendere. Non resta che attendere i prossimi passaggi formali per arrivare alla concretizzazione del progetto di riavvio delle lavorazioni, che diventa importante per la Valle di Scalve su più fronti. Come istituzione abbiamo sempre dato il massimo dei contributi come enti pubblici, come comuni e comunità, e questo continueremo a farlo, e qualche risultato lo abbiamo ottenuto in questi anni.